Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Siamo a giugno e forse non è facile pensare che fra un paio di mesi bisogna mettere a dimora cavolfiori, cicorie, finocchi e quant'altro. Quindi bisogna muoversi per tempo perché poi è facile andare a comprare piantine, ma se si vuole risparmiare un attimino, soprattutto se l'orto è di grosse dimensioni, parlo di un orto per 4-5 persone, dove si vuole anche mettere in conto sia eventuali problemi dovuti agli animali che mangiano quello che seminiamo, sia eventuali attacchi fungini e malattie, e perché no, fare un minimo di scorta da mettere in freezer, ecco, tutto lì. Avevo già fatto l'anno scorso un video su quanto costava più o meno mettere a dimora un tot di piantine per un orto per 3-4 persone, un orto autunnale, dico. Quest'anno volevo rifare tutti i conti, rifare per bene, vedere un attimino le cifre che spendiamo e così essere più precisi. Queste sono bustine di semi classici, molti sono in scadenza questo mese, quindi hanno i loro 2-3 anni di vita, ma sono ancora assicurati per la semina di quest'anno. Se potete comprate semi un pochino più freschi, io ho trovato solo questi al consorzio e mi sono dovuto accontentare. Allora, volevo solo dirvi due parole sui tempi di semina indicati. Questi sono indicativi, poi col tempo che abbiamo adesso, col cambiamento climatico, non è più certo che ci sia il sole o temperatura giusta nel mese idoneo alla semina. E inoltre per questi bisogna tenere in considerazione che l'Italia è lunga, quindi dal nord al sud le temperature cambiano parecchio e per parecchi mesi. Quindi io che abito nel centro Italia più o meno faccio una media e mi fido fino a un certo punto, nel senso che questo andrebbe seminato a luglio, siamo a giugno, va bene lo stesso, lo faccio. Questo andrebbe fatto fino a luglio, da aprile a luglio ovviamente lo metto. Questo andrebbe fatto fino a maggio, siamo all'inizio di giugno, non cambia nulla, lo metto ugualmente. Il posto nell'orto ce l'ho, quindi una volta che le piantine sono alte il giusto e hanno la seconda coppia di foglie, posso tranquillamente trapiantarle, ma poi questo lo vediamo in un secondo momento. Qui voglio fare un esperimento. Questi sono dei funghi già presenti in natura naturalmente, quindi in soluzione concentrata, si mette nel terreno sotto forma di acqua. Questa qui, questa soluzione, prende questo colore qua. Voglio vedere in fase di semina come si comportano queste micorrize qui. E ho scelto di farlo sul cavolo Verza. Ho bagnato già il terreno. Dove non ci vanno le micorrize ho messo semplice acqua. Dove ci vanno le micorrize ho messo semplicemente acqua e micorrize. Il prodotto si presenta così. Non è un video sponsorizzato, l'ho acquistato questo. Mi piace essere preciso e onesto. Si presenta come una polverina marrone. Basta un misurino raso per litro di acqua. Allora, vediamo un attimino cavolo Verza. Le metterò a spaglio, userò questi vasi rettangolari, li metto a spaglio, poi una volta che vengono su le trapianto in vasetti più piccoli, singoli ovviamente. Questo è il terriccio di media qualità, non avevo quello da semina. Quando vi dicevo del risparmio, con una bustina del genere, che ci saranno qualche centinaio di semi dentro, ho fatto due vasi e ne ho ancora praticamente per un altro anno, se fossero ancora validi. Una bustina del genere costa da 1 euro a 2 euro circa, dipende dove la comprate. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, semplicemente bagno ancora poco poco terreno, qui acqua normale. L'avevo già inumidito prima e poi ricopro con un velo di terra, la spaglio come se fosse zucchero a velo. In pratica i semini vengono coperti giusto per quei 2-3 mm, non di più. Le temperature ovviamente adesso sono elevate, parliamo di 25 gradi di media, e quindi loro nel giro di una settimana, 10 giorni, dovrebbero cominciare a uscire fuori. Visto che ho ancora mezza bottiglia di micorrize, facciamo lo stesso esperimento anche qui. Mettiamo il suo bel segnavaso e questa volta proviamo con i finocchi. I finocchi andrebbero seminati a luglio e agosto. Mi piace sempre sentire l'odore dei semi di finocchio perché mi ricorda un po' l'infanzia. Anche questi li metto a spaglio. Se volete usare i vasetti, quelli singoli, va bene lo stesso. Un semino. Diciamo che se attecchissero tutti avremmo finocchi per un esercito, ma ovviamente non è così. Mi sto trovando bene con questi segnavaso, sono di plastica, riutilizzabili. Ricopriamo. Qui i semini sono chiari, è più facile ricoprirli, gli altri invece erano scuri, si confondevano. Ok, bagniamo allora con le micorrize.
Questo trattamento va fatto una volta a settimana, quindi si mischia con l'acqua, quando è il momento di dargli da bere si usa quello, giusto per finire l'acqua, ma non ce n'è bisogno. Ok, il lavoro è molto, vado avanti con le altre semine e ci rivediamo non appena abbiamo i primi germogli. Sono passati circa 15 giorni da quando ho finito la semina invernale, voi ne avete viste soltanto una parte, io poi sono andato avanti. Questo è il risultato, guardate che spettacolo, praticamente abbiamo piante per orti industriali. Ve li riassumo brevemente, qui abbiamo del cavolfiore, guardate che bello, questo è stato l'ultimo che ho seminato, tempo una settimana è venuto fuori, guardate che spettacolo. Questo l'avevate già visto, abbiamo della verza, questa è pronta per essere trapiantata, eh? Questa è la grandezza giusta per il trapianto. Cicore rosse di Verona, anche questa è l'ultima che ho trapiantato, cicore rosse di Treviso, cavoli vari, guardate qua, questo è il cavolo verza anche questo. Questo è un altro tipo di verza, ovviamente qui abbiamo i finocchi e qui ho ancora dei finocchi con un intruso, è venuta fuori una zucchina, non so come mai, come sempre semino una cosa me ne viene fuori un'altra, comunque questa adesso la trapianterò e la metterò nel campo perché tanto se no soffre poverina. Solo due parole per quanto riguarda la spesa, avevo già fatto un video se vi ricordate su quanto costa un orto autunnale per 3-4 persone, comprando anche una buona parte delle piantine, quest'anno piantine ne prenderò ben poche, giusto quello che non trovo, se trovo i semi del cavolo nero lo semino, altrimenti devo comprare le piantine. Quanto ho speso qua? 10 euro, 12 euro di semi, ho ancora le bustine tutte a metà e tutte queste piante ovviamente sono troppe per un orto familiare, ci saranno un migliaio di piante, cosa me ne faccio? Solo per dirvi che con un pelino di impegno, ecco, abbiamo con 10, 12, 20 euro a esagerare, abbiamo piante in eccesso, in esubero, non ce ne facciamo niente tutte queste piante qua. Fare un orto del genere comprando le piantine, ecco, la spesa comincia a aumentare, e parliamo di 100, 150, 200 euro, quindi almeno 10 volte tanto se non di più. Certo, c'è un lavoro qui, adesso la semina, il terreno, bisogna innaffiare, bisogna fare attenzione, io e i gatti soprattutto, devo trapiantare, quello è un grosso lavoro, però onestamente dai, in un pomeriggio si fanno le piantine che uno pensa che gli possano servire e poi piano piano a scalare si fanno le altre. Se mi dite voi che semine fate per l'autunno e per l'inverno, mi farebbe piacere così aprire una discussione perché magari ci sono delle qualità che io non tratto e magari posso imparare qualcosa da voi. Ok, il video è stato molto semplice, si conclude qui, era solo per farvi vedere che con poca spesa davvero si può fare un orto ben più che per una famiglia e fin troppo per noi. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto il video volete mettere un like, ve ne sono grato, aiutate un po' il canale a crescere. Se non vi è piaciuto mettete anche pollice in giù, va bene lo stesso, almeno comprendo. Se vi volete iscrivervi al canale ve ne sono grato, mi aiutate a farlo crescere ulteriormente, attivate poi la campanella. È tutto, vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo giovedì prossimo.